a presentarci ovviamente quello che è il programma per noi, per tutta la comunità del PD dei prossimi anni, quindi siamo contenti, penso ci sia un bellissimo clima oggi, voglia di lavorare, di fare insieme una bella campagna elettorale per le europee e per i tanti comuni che vanno al voto, quindi buon lavoro a Nicola Zingaretti e a tutti noi. Lo voterà Gentiloni? Sì. Lo vota? Sì, sì. Quindi lei voterà quindi in maniera diversa. Quindi sbaglia a giocare. Corrente, io non faccio parte di nessuna corrente, ho votato Giachetti convintamente e sono convinta che Roberto farà un buon lavoro per il nostro partito. Ma Giachetti ha detto credo che sia. So che ieri hanno avuto un incontro con il gruppo che ha sostenuto Roberto e che hanno preso insieme in quella sede questa decisione, che io capisco perfettamente nell'ottica ovviamente anche di rispettare una linea che è stata quella che hanno presentato durante la mozione. In questo momento credo che votare Gentiloni per me sia la conseguenza anche del lavoro che abbiamo fatto in passato insieme. Ovviamente questo non vuol dire che dal mio punto di vista non ci sarà una posizione attenta alle scelte del segretario, per me vale quello che è l'impegno che Nicola Zingaretti ha portato avanti chiedendo il voto al congresso, alla comunità del PD, cioè che non ci saranno accordi col Movimento 5 Stelle, che non ci sarà un ritorno al passato, quindi facciamo affidamento sulle parole del segretario e gli auguriamo buon lavoro.